Cari amici, buongiorno, bentornati a Surfcasting Academy. Ci siamo spostati nella zona di Piombino, in particolare Golfo di Baratti, una zona nota e poi ricorderemo perché è finita sulle cronache di tutti i giorni, in compagnia di un bravissimo angler che dopo vi presenterò. Alla mia sinistra degli scavi archeologici che riguardano addirittura gli Etruschi, spiaggia bellissima, vento alle spalle. Giorni puntate precedenti abbiamo pescato con un bel po' di mare, abbiamo avuto problemi con le alghe, oggi situazione completamente inversa. Vento alle spalle, sciroccata, che ci permette di lanciare a grande distanza ma con un mare piatto. Magari non è così spettacolare, ma speriamo che questo mare ci permetta di regalare qualche soddisfazione a noi e a voi che ci guardate. Ora iniziamo a pescare e poi andiamo a incontrare il nostro nuovo compagno di pesca. E allora eccolo qua, Matteo Sparapani. Ciao, Roberto. Matteo, nuovo entrato nella famiglia Trabucco, grande pescatore, passato e presente e futuro sicuramente glorioso. Matteo, ci hai consigliato questa spiaggia, ci hai suggerito questo posto che per me è nuovo, bellissimo devo dire. Ce la racconti un pochino? Allora, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, ma sono troppi e sono onorato veramente di far parte di questa grande famiglia. E allora, per quanto riguarda lo spot, siamo a Baratti, zona etrusca. Qui prevalentemente ci sono mormore, qualche bel pagello, orate, però ovviamente si sa, il mare non è che sempre ci regala chissà quali pesci, quindi ci dovremo comunque sudare. Ci dovremo sudare perché le condizioni non sono delle più entusiasmanti. No, esatto, però c'è anche una presenza d'alga molto interessante sulla nostra destra, ma sì, speriamo che rimanga ferma là e vediamo, dai, noi ce la metteremo tutta come sempre. Ma come al solito abbiamo già le canne in pesca, sono diverse, sono 6 canne. Abbiamo fatto delle scelte differenti in modo da variare il più possibile le presentazioni, poi andremo a vederle e cercheremo di capire, cercheremo di spiegare, di raccontare perché abbiamo fatto queste scelte e come le stiamo mettendo in acqua. Quindi adesso ci concentriamo sulle canne e cerchiamo di prendere almeno il primo pesce. Esatto. In bocca al lupo. Mentre recupero per la prima volta, perché è famoso Baratti? Caro Matteo, tu lo sai molto bene. È famoso per via di uno squalo bianco. Un sub è stato mangiato dallo squalo bianco proprio qua dietro Baratti, la zona è lo Stellino e su internet troverete tutti i dettagli di quella bruttissima esperienza. In più lo squalo bianco è tornato dopo 10 anni, è stato filmato, fotografato e troverete, se volete, all'acquario di Genova le foto di questo squalo lungo 5 metri. È tornato esattamente 10 anni dopo l'attacco a quel ragazzo. Intanto l'esca è intatta, sotto no. Sotto è mangiata, sì, allora sì. Si controllano tutte. Si controllano e vediamo che succede. Pensavo ci fosse un pescetto, e magari c'era anche, perché l'ho sentito, però doveva essere qualcosa di molto piccolo, soprattutto durante il recupero. Comunque cominciamo, primo trave, molto largo, molto arioso, braccioli da 1,20 m, doppio short rovescio, alto con pop-up sopra, sopra saltarello coreano, sotto la renicola, per cercare di intercettare qualcosa nei vari strati. Poi vedremo le altre canne, chiaramente le canne più selettive saranno basate sul bibbio americano con dei mini travi su long arm. Adesso questa la rilancio e vediamo di prendere un pesce. Eccola! E allora sono sotto riva le mormorette. Sono sotto riva. Ottimo, molto bene, cominciamo bene. Qui abbiamo un long arm con mini trave, abbiamo cercato la distanza, abbiamo trovato una mormora, una mormorina e ora pensiamo a rilasciarla. stavo parlando con Jonathan di un mulinello, stavo toccando il filo e ho avuto questa bella mangiata. All'inizio non capivo se si trattava del colpetto che ho dato io o di un colpetto che stava dando il pesce, e a quanto pare invece è il pesce. Questo è il doppio short, alto pop-up galleggiante con il coreano sotto la renicola. La cosa interessante è che il pesce, il lancio è stato sui 60-70 metri, il pesce è arrivato sotto però, perché il coreano è intatto e il pesce eccolo qua, una ratella. Grande Roby! Evviva! Quindi a 50-60 metri. Stavamo commentando il fatto che avevamo tutte le canne a distanza e magari un tentativo sotto riva poteva essere utile. Una ratella ad allietarci la mattinata in questa bellissima spiaggia. La slamiamo e lasciamo andare, okay? Voglio essere selettivo almeno su un paio di canne anche per risparmiare l'esca, quindi sono passato al bibi, quindi sulla Nemesea con il Ceres, montato un piombo da 150, 1,70 m di bracciolo, e vi faccio vedere chiaramente che sto usando l'FC 403 che è un fluorocarbono, quindi alta resistenza all'abrasione, 0,24, perché cerchiamo di puntare a qualcosa di più grande, e ho messo gli isasci adatti per un pesce come l'orata che se prende l'amo nei denti faringei lo schiaccia e arrivederci. Quindi un bel bibi ben innescato, un bel lancio a distanza, e questa canna rimane fino a quando non accade qualche cosa. Opla! Nemesea, una canna presentata sul mercato in due versioni, 420, 450, 160 grammi, 200 grammi di range di lancio, una tre pezzi asimmetrici di lunghezze differenti, basata sul CXN, quindi su un alto modulo ad alte prestazioni, basso contenuto di resine, slick surface, il che vuol dire che la condensa in giornate umide non si deposita sul fusto della canna, quindi la presa è sempre perfetta, anelli con un disegno a K, una canna veramente di alto livello anche per quanto riguarda il sentire le abboccate grazie all'hybrid tip, quindi un innesto diverso nella parte finale del cimino. Nemesea, una novità Trabucco per questa nuova stagione di surf. Ceres PV8000, l'ultimo nato in casa Trabucco, mulinello di alte prestazioni, grafite indurita, extra tough, due bobine di ricambio, identiche, imbobinamento worm shaft, questo è il modo con cui il filo si spalma lungo la bobina, assolutamente perfetto, a spire incrociate, frizione micrometrica, smart drag, veramente basta un piccolo movimento e la frizione è bloccata. A mulinello completamente chiuso stiamo parlando di oltre 16 kg di tenuta. La manovella tornita in alluminio, comodissima, ergonomica. Il mulinello pesa 680 grammi ed è un mulinello adatto a tutte le situazioni di pesca, in particolare mare formato, oppure abbiamo bisogno di lanciare molto lontano. Grazie a questo tipo di imbobinamento otteniamo le distanze che vogliamo. Ceres PV8000. Una spiombata su una canna messa a pochi metri dal bagnasciuga, siamo incannati su una Cassiopea, una canna veramente di facile gestione anche per i neofiti, molto sensibile, e canna disponibile nelle grammature 160, 200 e 250 e nelle lunghezze 420 e 450. Eccola che arriva, sì, è un'orata. Sempre un'oratella sulla corta distanza, come è successo anche prima, e al momento i pesci pascolano su 60 metri, 50 metri. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Questa canna è montata con il Radiant, un mulinello molto leggero, grande rapporto qualità-prezzo, diverse soluzioni tecniche, tra cui una tripla bobina, bobina originale, queste due bobine colorate di rosso che sono bobine muletto, diciamo così, studiate per l'uso anche degli intrecciati. Grafite extra tough, worm shaft, ottimo rapporto di recupero, manovella tornita, molto ergonomica, frizione micrometrica, si chiude in un istante. Un aereo leggero adattissimo a questo genere di situazioni di pesca. Ma adesso vediamo la spiaggia alle nostre spalle che è mangiata, vediamo che il prato è mangiato. Matteo, ma c'è un motivo per cui? Che è successo qua? Il motivo è che il mare è avanzato veramente tanto, ha mangiato tanta spiaggia, e succede qua e succede purtroppo anche in altre zone vicine a Baratti. Questo è un problema che abbiamo fondamentalmente in tutta la zona, e purtroppo il prossimo anno andremo a pescare sul prato. Sì, esatto, sulle cose etrusche, sulle tombe etrusche. Tombe etrusche. Nel frattempo, là in fondo, io sto vedendo il famoso pesce cane del Golfo di Baratti. Esatto. Ne abbiamo parlato prima, ed eccolo là il pesce cane, con l'istruttore addirittura. Quello è un pesce cane istruito. Pesce cane nero. Your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. È una situazione di stallo questa, perché siamo a 4 ore dal culmine di marea, quindi abbiamo un sacco di tempo davanti per rimanere in pesca. Grazie all'ora legale le giornate sono lunghissime. Pescheremo fino al tramonto, poco oltre, così da scavallare il culmine di marea. Però in questo momento l'attività è veramente zero, quindi una canna fuori con longarm e bibi, una canna fuori con questo bello americano se riesco ad innescarlo, e una canna sotto con un doppio innesco pop-up e arenicola, in modo da preservare l'arenicola che sta diventando merce rara e per la serata, nel momento in cui comincerà a esserci attività di pesca. E poi vediamo cosa succede. Certo, le condizioni di mare così non sono mai troppo invitanti per chi ama pescare con l'onda, però questo abbiamo, questo ci teniamo. Bene Matteo, tu ci devi lasciare. Ebbene sì, c'è la famiglia e il lavoro che chiamano. Prima di tutto, allora senti, poi probabilmente noi continueremo qua, cosa ne pensi? Io penso che comunque nell'ora del calasole, e visto che la marea è in salita, qualche tocca, qualche pesce possa uscire, quindi spero per te che accada tutto ciò. Ma sì, siamo fiduciosi. Però qui adesso magari riduco il numero di canne, perché pescare con sé è una bella faticata, però non si sa mai. Però si sa mai. Alla volta col solicchio ci si addormenta anche. E un bel pisolino. Vabbè Matteo, grazie, ci vediamo. Grazie a te Roberto, è stato un grande piacere. I prossimi giorni sempre qui in zona per qualche pescata, magari con qualche onda. Perfetto, grazie, ok. Finalmente qualcosa si rimuove, canna in bando, una bella mormora, comunque un qualcosa in questo momento sta notando parallelo al piombo, non sta dando testate. È sicuramente un pesce di taglia decorosa, ma non mi sembra che sia un gigante, però almeno è un movimento. Qualche cosa si agita sotto il pelo dell'acqua. E qua sotto Matteo se n'è andato, la marea sta cominciando a salire, una bella spiombata e abbiamo, oh bene bene bene, un'altra orata su Bibi questa volta. Per i colori vediamo se riusciamo a rilasciarla, non è molto grossa, un po' più piccola di quella che ho preso all'inizio della pescata, speriamo che sia la prima di altre, però insomma almeno presa a grande distanza con la Nemesea, quindi un bel lancio lungo 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 con un filo del 18 in bobina. Bene, adesso siamo verso gli orari migliori della serata, la marea sta decisamente salendo, abbiamo ancora un'ora, un'ora e mezza buona per mettere le canne a distanze varie. Sto pescando da solo con 4 canne, poi magari diventeranno 3. Comunque abbiamo avuto catture su Bibi, sulla renicola, e ora ho anche una canna giù con l'americano, tanto per variare il menù. Vediamo che cosa succede. Una bella accoppiata questa, ci si lancia veramente bene, molto lontano. La struttura di questa canna permette di lanciare veramente in modo dritto. Non sto lanciando laterale, qualcuno mi ha chiesto, qualcuno degli appassionati, gli amici che scrivono e commentano, mi ha chiesto come mai lancio quasi sempre sopra la testa e raramente faccio un ground, un lancio laterale, un side. La ragione è perché voglio essere preciso dritto davanti a me, mentre con il side c'è poco da fare. O si azzecca il timing perfetto oppure c'è il rischio di incrociare le canne, che è una cosa che non sopporto. Quindi in queste situazioni, soprattutto il mento alle spalle, qualche canna, le esterne, le uso e le lancio magari con il side qualche volta, a seconda di come ci si sente. Se no, dritto per dritto, la differenza di distanza poi tutto sommato non è così grande. Con questa accoppiata si riesce a fare veramente grande precisione, le canne esattamente una davanti all'altra, quindi non rischio di incrociarle. XPS Taperline, certamente lo shock leader conico migliore in circolazione. Perché? Perché intanto è disponibile in varie versioni, 3 destinate al beach, 4 destinate al surfcasting classico, 2 destinate alle distanze estreme, quindi partenza con certi diametri per arrivare a diametri più importanti. Grande conicità, lunghezza 15 metri, confezioni disponibili con 10 leader. Ognuno sul retro abbiamo la scelta dei vari diametri che partono dallo 0,18 allo 0,32 per le versioni beach, poi le classiche 0,18, 0,57 le versioni surf, le versioni per le grandi distanze 0,26, 0,72 chiaramente per un impiego surfcasting importante, per prede grosse e soprattutto per piombi molto importanti, quindi da 150 a salire. 15 metri. Nodo semplicissimo, chiaramente faremo un nodo di sangue per collegarlo, ne risulterà una piccolissima smussatura sul filo, grandi distanze, e così siamo tranquilli che il nostro piombo lo possiamo forzare quanto vogliamo. Trabucco XPS Taperline Surfcasting, un conico utilissimo quando siamo in presenza di alghe, quindi non avremo nodi che possano intercettare le alghe. In questo caso abbiamo delle bobine da 250 metri, 270 yard, che partono da uno shock leader, hanno una running line, quindi una parte centrale di diametro fisso, dopodiché vanno nuovamente su uno shock leader. Le distanze che possiamo ottenere, le misure che possiamo ottenere partono da uno 0,18 fino a 0,40, chiaramente per usi più leggeri, per arrivare alle soluzioni più importanti che partono da uno 0,26 fino a uno 0,57. Quindi la possibilità di scegliere quale tipo di taperline utilizzare per adattarci alle varie situazioni di pesca, soprattutto alle situazioni di mare e ai pesi di piombo che intendiamo lanciare. Presenza di alghe, problema risolto grazie a un taperline. Vediamo se è arrivato qualcos'altro. ho visto che si è allentata leggermente la tensione, questa l'avevo lanciata piuttosto lontano, devo dire, sfruttando anche il vento alle spalle, quindi distanze significative. Adesso non ricordo se era innescata con l'americano, il bibi o cosa, lo vedremo dopo, francamente. Orata, altro che, incredibile, cioè, eccola, sull'americano, vabbè, adesso mi sono dato la risposta, un'altra orata. E vedo che la taglia è questa oggi, non si riesce a prendere l'oratone, però vabbè, sempre meglio che niente. Bella, arrabbiatissima, e si è peppata l'americano. Via, slamata. Vai signora, viva, la pescata è carina, pesci non grossi, però questo passa al commento al momento. Cari amici, è arrivato il momento dei saluti, tramonto, marea finita, qualche bel pesce l'abbiamo preso, bello magari una parola grossa, però sicuramente ci siamo divertiti, abbiamo avuto il piacere della compagnia di Matteo Sparapani, che rivedremo sicuramente in una delle prossime puntate, Golfo di Baratti, spiaggia bellissima, forse qualcosa in più potevamo prendere, però ci abbiamo messa tutta ed è stata una giornata comunque altamente positiva. Abbiamo parlato di qualche trave, abbiamo visto inneschi differenziati, bibi, l'americano, che ci hanno garantito delle catture, mentre la rinicola è andata praticamente in bianco. Non abbiamo preso niente a galla, io ci tenevo, ero quasi convinto di prendere qualcosa a mezz'acqua, quindi ho pescato anche con un floater, è andata bene così, siamo soddisfatti, grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy, ciao!